e benvenuti in questo nuovissimo video. Come state? A parte il mal di gola, che per fortuna non mi si è abbassata la voce, però ultimamente ogni persona che incontro ha la voce abbassata e ogni volta sono lì che prego che non mi si abbassi anche la mia, perché è una cosa orribile secondo me parlare tipo così, mi viene anche il nervoso. Per fortuna ho ancora la voce, però ho le tonsille che sono tipo due palle giganti. Oggi sono qui, da come avete letto dal titolo, per farvi un video un po' particolare, nel senso che non è niente di che, ma si chiama most used, non so se esiste, mi è appena venuto in mente questo termine inglese per dire i più usati, e praticamente niente, volevo fare una sorta di preferiti, però dato che siamo tipo alla penultima settimana del mese non mi sembrava il periodo giusto per fare i preferiti, così ho deciso di fare questa tipologia di video molto simile, però con un titolo diverso dai soliti preferiti, quindi i più usati. Sullo sfondo c'è Freya che dorme, patatine, era da tanto che non si faceva vedere nei soliti video chiacchiericci così. Non picchiatemi, non giudicatemi, so che non, cioè, potrebbe non avere un inci perfetto, ma vabbè, io ultimamente mi sono innamorata di questa, che è l'acqua micellare tutto in uno di Garnier. È già il secondo bottiglione che compro, che mi compra in realtà la mia mamma, perché delego lei, dato che lavora l'Esselunga, di prendermela. In realtà, quando avevo finito questa e non avevo più struccante, mi ricordavo di avere questa qua della Derma Sensitive, che è sempre un'acqua micellare. Questa qui però, a differenza di questa, strucca molto meno. Mi sono trovata benissimo, l'ho finita, però niente, questa qua secondo me è meglio, strucca veramente tanto. Non uccidetemi, veramente, non so l'inci, non me ne intendo, non mi interessa sinceramente, però io mi trovo bene, quindi questa. Dopo essermi tolta il trucco, ultimamente sto riutilizzando questa qua, che è l'Eau Thermale di Avène. È un gel struccante anche questo, ma io non lo utilizzo come gel struccante, lo utilizzo proprio come tipo sapone, no? Per lavarmi, per togliermi ulteriore trucco che magari può essere rimasto sul viso. E mi piace veramente tanto, tanto tanto delicata, quindi se avete delle pelli sensibili ve la consiglio. E niente, che dire, mi piace tanto. Ha una... non fa schiuma, è un sapone, un gel proprio molto delicato perché non fa schiuma. Sembra quasi che non lo andate ad utilizzare quando lo sfregate sul viso, ma ne basta veramente poco. Io faccio 1/2 pigiate sull'erogatore, ecco, e mi basta e avanza veramente, perché mi strucca veramente bene, cioè mi pulisce veramente bene, perché come vi ho detto non lo utilizzo come struccante. Lo utilizzavo a volte quando avevo davvero troppo trucco, tipo sulle ciglia che non veniva via, quando utilizzavo questa, che come vi dicevo non mi struccava benissimo, utilizzavo questa di più, mi struccava meglio magari le parti in cui avevo troppo mascara waterproof da togliere o troppo eyeliner, ecco, quindi buonissima. Parlando di prodotti corpo invece, Lush è già un po' che mi manda delle cosine. Preferisco la doccia al bagno perché è più veloce, però mi piace moltissimo farmi il bagno. Ma siccome è uno spreco d'acqua, diciamocela, cioè mi mette ansia a riempire la vasca per lavarmi, per poi vederla andare via, dico mio Dio, tutta quell'acqua, mi viene l'ansia. E quindi preferisco mille volte di gran lunga, oggi sono dislessica. Gloria, ripigliati, dicevo, preferisco farmi la doccia. E quindi non ho utilizzato le altre cose che Lush mi ha mandato, anche se le adoro tantissime, mi piacerebbe un giorno utilizzarle tutte, magari faccio tipo un mega bagno dove le metto tutte insieme, così non devo sprecare altra acqua, perché come vi dicevo, perché mi viene troppo l'ansia, vabbè. Sono riuscita ad utilizzare questo, che è un gel doccia. Questo non lo uso come solo e unico, utilizzo il Neutromed, quello che tra l'altro non vi ho preso, mi sono dimenticata, quello all'olio di qualcosa, tipo giallo con un fiore, non mi ricordo se è olio di orchidea, non mi ricordo, però è buonissimo. Ho preso anche il sapone per le mani, perché è buonissimo il profumo di quello, e quello mi pulisce veramente molto molto bene, mi lascia veramente tanto la pelle pulita. E questo lo sto utilizzando come parte profumante, insomma, di tutta la parte lavaggio e quindi mi piace davvero tanto, perché mi lascia questo profumo di rosa proprio potente. E quindi niente, volevo mostrarvelo. Questo è quello che sto utilizzando più di tutti, insieme al Neutromed. Cura delle mani invece, io non sono una che si mette spesso la crema mani, e sbaglio, perché vabbè, non ho problemi, perché ho le mani abbastanza, cioè non ce le ho secche, non ho mai sofferto di mani di pelle secca, ecco. Mi piace avere la pelle bella idratata con un profumo veramente buono. E quando Sabon mi aveva inviato questa scatola della linea Lavender Apple, mi pare si chiami, dentro ci sono queste tre mini creme, una per i piedi, una per il corpo e una per le mani. Quella per il corpo l'ho già usata, è diciamo abbastanza nutriente, però io le creme corpo purtroppo tendo a non utilizzarle sempre, ed è un male perché ho molto la pelle secca invece sul resto del corpo, magari più sulle gambe, ecco, ho la pelle tanto tanto secca.
Sulle mani no, dicevo, e questa crema però l'ho messa tipo nella mia bag, nella mia makeup bag da borsetta, e ogni volta che la tiro fuori, come vedete, è tipo quasi finita, perché me la mangio, è veramente buona. E infatti ieri sono andata al compleanno in ritardo, il festeggiamento in ritardo, il compleanno della Roby, e quando l'ho messa in macchina, tipo, la macchina si è inondata di questo profumo e tutte quante, oh mio Dio, ma che cos'è questo profumo? Io, la mia crema! E sono rimaste davvero estasiate dal profumo, infatti è veramente buona, nutre davvero le mani e non le lascia oleose, non le lascia fastidiose. A me non piacciono neanche quelle creme che... mi piace mettere la crema sulle mani, ma non mi piace se dopo devo star così, tipo perché ho le mani oleosissime. Questa qua si assorbe dopo un po' che la massaggiate, però si assorbe abbastanza bene, non lascia le mani oleose. Nutrimento labbra, invece, volevo farvi vedere questo, che già me l'avevate visto in un vlog, perché vi avevo fatto vedere tutti i prodottini che mi erano arrivati di Deborah e Debbie. Color & Care Lip Balm, tonalità 01, quindi neutra, con olio d'argan ed SPF 20. È un balsamo labbra stupendo. Io anche questo lo tengo insieme alla crema che vi ho fatto vedere prima nella borsetta della borsa. Nella borsetta della borsa, tipo matriosca. E mi piace veramente tanto perché mi nutre tantissimo le labbra. E una cosa che ho iniziato a vedere è che proprio le mie labbra stanno iniziando a seccarsi più spesso rispetto a prima, cioè nel senso, prima non ho mai sofferto di labbra secche, ultimamente tanto, non so come mai, magari bevo poco, quindi niente, questo qua mi aiuta tanto perché me le lascia tanto idratate. L'unica pecca forse di questo è che si assorbe, cioè vi lascia tanto le labbra idratate tipo per un 15 minuti e poi dopo svanisce, quindi dovete stare magari, o perché sono le mie labbra, perché magari ne hanno davvero bisogno e quindi assorbono il prodotto, e magari è per quello, però non so, se magari qualcuno di voi ce l'ha o ha avuto modo di usarlo, se vi fa la stessa cosa. Non vorrei che magari a questo punto sono le mie labbra che sono talmente secche che se mangiano proprio il prodotto, però non credo, secondo me è questo che veramente dopo un po' magari nutre e poi ciao, se ne va, tipo ok, ho fatto il mio lavoro, vado a casa, hey! Altro prodotto invece che nutre i miei capelli, ho notato che mi sta veramente salvando la vita, che mi avete anche questo visto utilizzare nel video sulla maschera dei capelli. Questa qua è una crema che mi ha dato l'Antonella, la mia amica parrucchiera da Sparacia, che lavora da Sparacia qua a Gallarate, ed è la linea Nourishing Spa. Io non l'avevo mai sentita. Un trattamento per il colore, quindi riesce a, cioè aiuta il capello a trattenere il colore, ma allo stesso tempo lo prepara per lo styling, quindi chiude le squame del capello, lo idrata e lo illumina. L'ho applicato sui capelli umidi o anche dai capelli asciutti, prima del trattamento e post trattamento. È praticamente una crema, non è un olio, è proprio una crema per capelli che voi andate a massaggiarvi prima sulle mani e poi a mettere come se fosse tipo un classico olio, i semi di lino. Non li ingrassa, non li sporca, non è come un olio che lo vedete lucido, ma si sente proprio che li va a nutrire. Non so purtroppo dove possiate trovarlo, magari provate a scrivere su Google Nourishing Spa Color Care e vedere che vi esce. Passando alle cose di make up che ultimamente sto utilizzando tantissimo, mi stavo guardando in giro perché sì, ci sono anche altre cose, ma questo video altrimenti durerebbe un botto, e vi faccio vedere tipo le cose un po' più, diciamo, essenziali, ecco. Come viso, come fondotinta, ultimamente sto utilizzando questi, che vi li ho inseriti anche nei video, nel video dei preferiti, dei fondotinta preferiti, anche quello trovate tutto sul mio canale. Vichy Derma Blend, che è finito, oramai è finito, c'è tipo due goccine dentro. La 15 Opal, che è veramente tanto tanto scura, almeno per chi è fantasmino come me, che io appunto però adoro perché ha una coprenza fantastica, è una tenuta altissima. E mischio insieme a questo, che è quello di Lancome, questo si chiama... Effacerne Longue Tenue, non so se si pronunci così, però vabbè, qua c'è scritto Long Lasting Softening Concealer, ed è ottimo perché appunto ha una coprenza veramente molto molto alta. Per quanto riguarda sopracciglia, voi sapete il mio amore per il MAC Prolong, sì ciao, il MAC Fluid Line Brow Gel Cream, che come sapete io adoro e vi dirò sempre che è la bomba, il top del top per le sopracciglia. Ho trovato questo bellissimo, validissimo dupe che è di NYX, è l'Eyebrow Gel di NYX. Questo qua secondo me è un dupe super super valido e soprattutto costa molto meno del Fluid Line di MAC. Questo qua è la tonalità brunette, quindi 03, è una pasta molto dura da far uscire dal tubetto. Io vado direttamente col pennello angolato a cucciare sopra a questo prodotto che fuoriesce e poi vado a disegnarmi le sopracciglia, davvero tanto tanto comodo. Sempre di NYX, per le labbra sto utilizzando tantissimo il liquid suede della tonalità Sandstorm, che è questo che ho sui vi è piaciuto tantissimo, infatti mi dicevate oddio Sandstorm è quello più figo, quello che ti sta meglio, e niente, da lì ho iniziato a utilizzarlo sempre e quindi anche voi mi aiutate, vedete, mi date un po' di autostima, dico ok, se piace a loro allora è figo e lo utilizzo, e quindi niente, mi piace tanto perché è tipo un nude marroncino, quasi
quasi, non lo so perché non li ho mai visti dal vivo, quasi come Lip Kit by Kylie. Purtroppo ho fatto il video swatch ma non vi ho parlato di come mi trovo di questi liquid suede. E che dire, a me piacciono tanto, anche Giulia mi ha detto che lei ultimamente sta utilizzando solo quelli e ce li ho lì tutti in fila come soldatini, li sto guardando perché sono davvero belli. I colori sono spettacolari, hanno una pigmentazione altissima, tipo a me non durano tantissimo rispetto ai Colourpop. A me i prodotti Labra mi sono sempre durati un sacco, anzi più della media. Però questi rispetto ai Colourpop mi durano un po' meno, però sono sempre validi, cioè li adoro, li utilizzo e ve li consiglio perché soprattutto per il prezzo che hanno e la tenuta che hanno rispetto, cioè guardando comunque il prezzo è veramente buono, quindi ma se vi capita provateli, non lo so, è soggettivo, questo è un video soggettivo perché il video è mio appunto, sui miei pareri personali. Sto utilizzando tantissimo questo blush di Milani che è il numero 01 Romantic Rose, il powder blush. E io adoro Milani Cosmetics, è un amore per Milani da quando l'ho scoperto e mi piace un sacco il pack di Milani, i prodotti, la scrivenza, e questi blush sono tipo assurdi perché scrivono tantissimo ma non sono farinosi, non macchiano, perché tanti blush magari, cioè tanti prodotti quando sono scriventi, se ne prendete troppo il prodotto tende a macchiarvi il viso, invece questi riescono a omogenizzarsi bene, a sfumarsi bene, quindi hanno anche un'alta sfumabilità. E che dire, mi piacciono un sacco. Questo qua poi è un colore stupendo perché non è né troppo rosa, è un po' spento e poi opaco. A me i blush opachi mi piacciono un sacco perché danno quel viso di porcellana. Per settare il viso come cipria, ultimamente sto rigettando le ciprie a polvere libera e mi sto avvicinando ad utilizzare più spesso quelle compatte. E questa qua è una cipria veramente molto molto chiara, tipo un bianco rosa, un bianco porcellana, e questo qua è del Defa Cosmetics numero 001 ed è appunto un Silky Matte Powder, veramente ottimo. Io vi ho già parlato di Defa in alcuni video per chi mi segue, e è un marchio nuovo, mi piace tantissimo, e questo blush, questa cipria la sto utilizzando praticamente sempre, soprattutto in questa zona. Mascara! Mi è arrivato da qualche settimana? No, qualche giorno. The Falsies Push Up Drama! Yeah! Questo qui che io pensavo all'inizio quando mi era arrivato fosse tipo un qualcosa di doppio da svitare anche sotto, stupidissima, perché il pack è veramente strano e ti fa pensare tipo a un primer e a un mascara, non so se è la mia mente malata sola ad averlo pensato. Questo scovolino ha queste setole tipo a coppa che sono fatte in questo modo. E niente, donano questo sguardo ciglia, effetto ciglia finte, che come vedete sto utilizzando praticamente sempre questo look, sto adottando sempre questo look natural perché mi piace tantissimo, non so, ultimamente mi vedo molto più sobria e con poco trucco, cioè il viso comunque è truccato e le ciglia solo col mascara, ecco, quindi è questo quello che sto utilizzando ultimamente, che mi dice, oh mio Dio Gloria, ma che mascara usi questo? Come matita invece sto utilizzando questa che è la Magic Pencil di Nabla nella tonalità Light Nude. Questa qui è una matita favolosa perché la potete utilizzare in tantissimi modi. Io personalmente, che anche questa me la state vedendo ultimamente nei trucchi sobri che sto facendo, me la vedete utilizzare in questa parte qua proprio come eyeliner chiaro, perché mi dà questo sguardo molto aperto, molto naturale, sempre sobrio, fresco, bla bla bla, e la utilizzo io principalmente come eyeliner, però è ottima anche nella rima interna oppure anche sotto il sopracciglio per andare a illuminare l'arcata, scrive tantissimo. Poi ha questo colore che è proprio un nude, cioè un rosato ma neanche troppo rosato, un bianco rosa beige bello. Ultimo prodotto che sto utilizzando tantissimo è questa palette di Morphe, che sono tornata a riutilizzarla. Questa è la palette 35C, perché non so se si chiami così, però qua c'è un bollino, io suppongo sia la 35C. Ci sono tutte queste cialde, io Morphe l'adoro sia per i pennelli che per proprio queste palette che ne ho diverse, e questa soprattutto matte, io adoro gli ombretti matte, e come vedete è usata. Veramente figa sta palette, che dire, ha una scrivenza assurda. Gli unici ombretti, devo essere sincera, gli unici ombretti che fino adesso ho visto che scrivono tanto e mi durano tanto, cioè costa veramente una cagata, sul sito io ho visto che non costa tantissimo questa palette, io la amo veramente, ci sono poche marche che fanno ombretti scriventi che durano e questa palette è una tra quelle, cioè veramente bella. Questo qua che è tipo un vinaccia prugna, stupendo, e questo qua lo utilizzo tantissimo. Questo era
era tutto quello che ultimamente sto utilizzando. Fatemi sapere se state utilizzando anche voi qualcosa che vi ho fatto vedere, che anche voi state utilizzando. Gloria, ce la posso fare. Qua sta diventando sempre più buio, io ho una softbox accesa, quindi vedrete tipo inizio video super luminoso, fine video al buio con una lampadina. Spero che questo video vi sia piaciuto e viva la dislessia! Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo, ce la faremo. Ciao patatine e patatini!